della memoria. Il XXI secolo è l'anno della scienza, della tecnologia, delle invenzioni, ma di due guerre mondiali terrificanti. La giornata di ieri, in virtù delle legge 992 del 2015, è stata dedicata alla memoria delle foibe di Trieste e dell'Istria. Nel 1945 le armate tedesche si arrebbero. L'Italia esultò per la prospettiva di una pace. Ma non è così. Per Trieste e per l'Istria, perché verranno occupate dalle truppe partigiane del maresciallo Tito, all'insegna della Genovese, e con i comunisti che avevano fatto causa comune con Tito. L'occupazione comporterà tortura e morte per gli italiani di ogni estrazione, civili e militari. Per 40 giorni, sul ciglione Cassico, a 9 km da Trieste, in collina, solo della foiba di Badovizza, divenuta simbolo di tutte le foibe del Casso e dell'Istria, per i suoi 256 metri di profondità. Un calvario con il vertice sprofondato nelle viscere della terra. Lassù arrivavano gli autocarri della morte con il loro carico di equipaggi, questi con le mani straziate dal filo di ferro, avvinti fra loro, venivano sospinti sul luogo dell'avviso. Una scarica di mitra al primo faceva precipitare tutti nella ruagine di Badovizza. Chi non trovava morte istantanea nella caduta sul fondo, continuava ad agonizzare agli spasmi delle ferite e delle lacerazioni, perché il precipizio del primo era un pozzo, la fabbrica era un pozzo di carbone abbandonato. Insieme agli spuntoni, gli scadere giù da una parete all'altra, urtavano contro gli spuntoni che li straziava. Sul fondo. Su questi corpi ne arrivavano altri, ed altri ancora, che a fine guerra si raggiunse un cumulo di ossa di 156 metri. 156 metri di ossa, e che vi arrivano a un dio dalle 10 alle 12.000 infoibati. Questo è il numero fatto dai tedeschi che io sapevo. Arrivavano circa a 12.000 infoibati, o anche più, con una ferocia inaudita. Questa tecnica veniva eseguita anche in tutte le altre foibe, e le complessivamente delle foibe sono 1700 buche. Le due principali erano Badovizza e Vido Piscina. E di la differenza che quella di Vido Piscina era una fossa naturale, invece Badovizza era appunto una fossa, un'emilia di carbone abbandonata, mai coperta. Perché noi quando andavamo a fare le camminate, andavamo su quel posto e avevamo conoscenza delle situazioni e si doveva stare attenti quando andavamo per i boschi. Dunque, nel 1948 la città di Trieste venne concessa la medaglia d'oro a valore militare con la seguente motivazione: sottoposta a durissima occupazione straniera, subiva con fierezza il martirio
delle strade delle porte, non rinunciando ad manifestare il suo attaccamento alla patria. Questo venne nel 48. Mentre nell'anno 92 il presidente Luigi Scasso, e lo faccio vedere, il presidente Luigi Scasso è inginocchiato alle foglie di Bondovizza, che chiede perdono per la lunga latitanza del governo. E quindi sta pregando sulla forma. Nell'anno 92 il presidente Luigi Scasso firmava il decreto che elevava a monumento nazionale la foiba di Bondovizza, le foibe di Tiro Piccina e la reggiera di San Snappa, che ho visitato pochi anni fa, una cosa orrenda, perché i tedeschi ci hanno subito la camera gas, i forni, ma subito dopo è venuto altrettanto trattamento con le camere gas, anche il truppo di titolo facevano. Non è cambiato niente, da una tremenda travesticina sono passati a un'altra altrettanto grave, a continuo. Con l'arcivescovo Antonio Santini di Trieste dettò l'epigrafe di 10 letti sulle due tombe e dove si legge questa epigrafe. Il loro sacrificio ricordi agli uomini la via della giustizia e dell'amore sulla quale si unisce la vera pace. Questa è sull'epigrafe di Bondovizza e di Minocchi. Il mio intervento finisce qui e propongo la lettura delle poesie della foiba a questo ragazzo, anche presente, che leggerà la poesia dedicata alle foibe di Bondovizza. Prego. L'uomo che spaccò il cielo non cessa ancora, lavora, lo scaglia oltre la tomba. Cristo, tu hai sentito. Taci uomo, non dirlo, non ascoltare il lamento che passa da ramo nel vicino bosco, che chiede di ricordare. Membra vive, martoriate, strette da filo spinato, turpi bestemmie e langhe rosate. Cristo, tu hai provato, piedi insanguinati, là sull'orno, a voler fermare. La foiba, e il muro bestiale. Ottoglio di sassi, giù, verso il fondo. Il cielo ancora, la luce, la vita ancora. E le mani, ad afferrare le mani dilaniate, legate. Laggiù sono gli altri ancora ti copriranno. Cristo, tu hai parlato. Grazie.